Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, siamo alla specialità Omnium maschile e femminile, quindi qua ci sono le medaglie sia per le gare singole che per la Omnium totale, abbiamo la Francia, c'è, con il Belgio mettiamo l'Olanda, perché chiaramente squadra con il... Aspetta che devo stare anche attento qua a prendere i primi punti, ah, vedi, parlando, ho già cappellato, perfetto. Molto bene, bisogna fare subito punti, così bisogna fare oro che siamo molto forti di solito. Adesso spiego un attimo. Ci possono essere chiaramente nazioni, anche qui ci sono due, c'è Gran Bretagna, c'è perfetto, Belgio e l'Olanda, quindi l'Olanda neanche due, anche fortunata. E chiaramente gli Stati Uniti non ci sono, quindi a sto punto godo. Gli Stati Uniti non hanno l'obbligo di esserci qua, perché non è per forza scontata questa cosa, col fatto che non è una specialità il ciclismo su pista, godo, è un po' di culo. Gli Stati Uniti non ci sono, quindi abbiamo doppia Olanda, però perché Belgio-Belgio vuol dire anche Olanda che deve esserci per la specialità, Francia che c'è, la squadra di casa, e Gran Bretagna che c'è appunto con un elemento. Quindi se prendono loro sono due medaglie. Comunque Pippo Ganna è partito subito con 5 punticini. Qua bisogna far loro approfittarne che gli States dormono, nel senso che non ci sono qualificati per l'Omnium femminile. Poi ci sarà anche l'Omnium maschile per chiudere la giornata number 4. Poi ci sarà la giornata 5, vediamo se riusciamo a finirla, ma le Olimpiadi ormai stanno entrando nel vivo. Ci vediamo per gli ultimi giri. Vai ragazzi, abbiamo 12 punti, siamo in testa. E la cosa mi gasa, la cosa mi gasa. Mancano 5 laps, 5 fottutissimi laps. La cosa bella è che gli Stati Uniti non ci sono in questa prova. Poi ci sono parecchie medaglie in gioco. Malissimo qua però, malissimo, malissimo. Siamo già all'ultimo giro, vediamo che c'è un 8, però c'è un 8. C'è Giggs. Ok. Noi rimaniamo a 12, quello più vicino è un 9. Andiamo nel gruppo 8. Cerchiamo di non sprecare troppo. Nel frattempo a Gies. Three laps. 3 laps remaining. Dai Pippo Ganna, regalaci l'oro, regalaci l'oro. Manca pochissimo alla fine. Ci siamo messi anche molto bene. Devo scattare nel momento giusto. Provo adesso, provo ad andarmene adesso. Vediamo se è il momento giusto. Forse siamo un po' corti, speriamo di no. No, mi hanno bloccato, mi hanno bloccato. No, che furto, mi hanno bloccato. Ma andate a farvelo mettere in quel posto. Attenzione. Abbiamo Giggs terzo. Non so, non lo so. Qua ci giochiamo veramente tutto. Non riusciamo a prendere il primo oro. Boom. Non ci credo. Cioè, un 3 Giggs fa 13. Mora 12. Da capire adesso, siamo a pari merito in tanti. Ci becchiamo, vabbè, adesso vediamo per le medaglie. Ok ragazzi, quelle medaglie sono un oro per il Belgio, tanti pari merito, doppio oro Olanda, perché il Belgio era anche l'Olanda. Scratch. Adesso c'è poi Germania un oro, Regno Unito Italia, Spagna bronzo. Questa è la classifica. Prendo conto di tutti i vari bonus. E riusciamo però, eccoci qua, vai. Quindi qua cos'è? No, non è eliminazione, cosa? Non ricordo più lo scratch. Sono rimbambito. Ah no, proprio lo scratch, probabilmente sono 20 giri.
E alla fine si decide il vincitore, mi pare. Ci vediamo per gli ultimi giri. Due giri alla fine prova scratch o scratch, lascio sempre per la scelta. Ho deciso di stare davanti al gruppo perché mi sento più tranquillo. Mancano 600 metri. La tensione sale. La Bretagna non ha preso nessuna medaglia nella corsa a punti. Abbastanza incredibile. I maestri inglesi falliscono una prova importante. Attenzione, qua stanno aumentando i giri. Mancano 250 metri. Attenzione, qua forse vado un po' in anticipo. Vediamo se è fattibile. La vedo duretta. No, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Sicuramente non è oro. Argento, incredibile. Non riesco a prendere un cazzo di oro. It's incredible come. It's incredible. Vai raga, questo è duro. Comunque oro alla Russia, argento ancora l'Italia, secondo argento non benissimo, perché qua devo fare più medaglie sicuramente, e bronzo Danimarca, senza Stati Uniti devo fare almeno 2-3 medaglie, porca miseria. Questa sicuramente non è la mia, i 200. Comandone, alziamo i giri, ma non lo so. Alziamo i giri come 250 metri. Forse ho sbagliato perché erano proprio gli ultimi. Sono una pippa, Beppe. Probabilmente ho sbagliato. Dove erano gli ultimi, era solo la carica prima. Vediamo, non so. Non sono tanto convinto, però. Vediamo. Mi sarebbe sbagliato completamente. Ah, che pippa che sono. Vediamo, vediamo. Ma non sa mai il miracolo, ma non credo. Ero anche primo nell'Omnium. Non faccio un cazzo, vince la Spagna, oro spagnolo. Primo oro per la Spagna. E poi secondo, stiamo in diretta, credo sia. L'Australia, pazzesco. Australia, argento, anzi scusate, Nuova Zelanda. Nuova Zelanda. Argento. E il terzo posto, Gate. Il signor Gate. Sempre New Zealand. Pazzesco. Buono. E siamo anche molto indietro, 10 punti, abbiamo anche di distacco. Questa cos'è? L'eliminazione. Quello che mi dispiace è che rischiamo veramente di perdere anche la classifica Omnium, ma neanche un oro, però porca miseria. Oh. Dai. Stiamo attenti qua che è sempre pericolosissima la corsa eliminazione. 30 laps, ci becchiamo. Quando vengo eliminato, ho la finale. Raga, siamo al giro 25 e siamo ancora dentro. L'oro sarà difficile perché siamo stanchini, eh. Comunque c'è addirittura doppia Spagna e Russia che rimangono con l'Italia, quindi fuori Great Britain, Olanda, Francia, tutte le big fuori. Tanto avrei bisogno di un oro. Devo un po' accorciare sugli Stati Uniti. Devo stare molto attento, adesso siamo solo in 4, devo andare a medaglia, minimo medaglia. Molto minimo medaglia, molto minimo medaglia, molto minimo medaglia. E dovrei passare indenne anche sto turno. Qua va fuori uno delle due Team Spain, quindi abbiamo Russia, Italia e Spagna, che
che si giocano l'oro nella corsa ad eliminazione. Gestire al meglio le forze, bellissimo. Ciclismo su pista è strepitoso. No, calma, calma. Dosiamo bene. Dosiamo bene. Siamo in difficoltà al Team Spain. Sembra in difficoltà la Spagna. Sembra in difficoltà la Spagna. Sta rientrando. Attenzione, sta rientrando. Ah, vado fuori io. No, 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 no. Ce la stiamo. Sono terzo. Pippo Gana. Non ci credo. Bronzo per noi. Sì, non ce la faccio. Ho paura. Peccato. Bronzo per l'Italia. Se la giocano Spagna e Russia. Spagna è veramente in formissimo. Vediamo chi la porta a casa. A sto punto ammiriamo insieme. Vediamo se la Russia porta a casa il secondo oro. Si sta svegliando la Russia, ma la Spagna è veramente in formissima in questo ciclismo su pista. Attenzione, 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 attenzione. Ultimo curvone, la Russia ci sta provando, ma la Spagna sembra avere quel qualcosa in più, sta recuperando. No, 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 Spagna si porta a casa il secondo oro iridato per la Russia, argento. Bravi loro, bravi loro, bravi loro. Spagna show, signori, Spagna show. Però la Russia sta dominando. Russia, Spagna, Italia. Eh sì, finisce così. Russia, Spagna, Italia. Russia vince l'Omnium. Adesso Omnium maschile. Ultimi quattro giri. Siamo secondi. È dura, ragazzi, è dura. L'Omnium è dura. Ho preso un bel bronzo con le donne. Adesso vediamo con gli uomini. Ci avrebbe almeno 1 o 2 ore, però, cazzo, per cercare di avvicinarmi agli States, che addirittura non ci sono neanche nella prova maschile. C'è tensione. Dai, voglio l'oro. Manca pochissimo. La Germania ci prova. La Germania prova a scattare. Vediamo l'Italia. Forse è imbottigliata. Speriamo di no. Devo chiudere, devo chiudere. Attenzione. Non mi chiudono come mi hanno chiuso. Ma andate a quel paese, va. Non prendo neanche un fottutissimo punto. E Van der Bosch. Per fortuna che c'è l'Olanda, almeno non prende l'oro l'Olanda. Sono fuori dall'oro. Niente da fare, non me ne va una, giusta. Quattro giri, Beppe, quattro giri. Ho preso un mini vantaggio, ma sarà durissima. 1100 metri praticamente all'arrivo. Finora tre argenti e un bronzo da queste prove di Omnium. Un chilometro, 1 km. Un piccolo vantaggio che mi stanno lasciando. Metri, stanno arrivando, stanno arrivando. Metri, tensione alle stelle, ragazzi. Chillaps, chillaps, Revenang in inglese di padrelingua. 500 metri, due giri, due giri. Attenzione, l'Olanda ci prova.
Guarda che mi devono sempre imbottigliare sti cani. Calma, calma, calma. No, no, imbottigliato, imbottigliato. No, va bene, non ci... hanno massacrato, altro che imbottigliato. Ah, che schifo. Malissimo, malissimo, malissimo. Molto, molto male. Vai, adesso cerchiamo di non sbagliare come prima. Vai. Incredibile comunque. Oro per la Germania. Secondo oro in argento. Benissimo la Germania in queste... in questa, questo Omnium maschile e femminile. Poi abbiamo il Belgio bronzo e Russia argento. Incredibilmente, ovvero l'Olanda i due ori, quindi non male comunque l'Olanda, ma la Francia e Gran Bretagna per il momento zero medaglie. Crisi nera proprio per la GBR, che si aspettava tante medaglie qua. Adesso poi vediamo nelle, diciamo, nelle altre discipline, però si aspettava sicuramente qualcosa in più. Un pianino, non dobbiamo aver fretta. E tra poco ci spingiamo verso l'Eternity Glory. Dai, 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 dai. Go! E si parte per i 200 metri. Vediamo se riusciamo a fare una buona prova questa volta. Non spacchiamoci, non spacchiamoci. Bum, 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 bum. Vediamo. Yes! Speriamo bene. Ma il nostro corridore non esulta, quindi la vedo un po' dura. Vediamo. Quarto posto. No. Malissimo, malissimo, malissimo. Vince. Andiamo in diretta. Vince la Russia, ragazzi. La Russia sta facendo strage. Terzo oro per la Russia. Quindi, no, che cazzo sto dicendo? Sì. Oro Russia, secondo posto. Vediamo, secondo posto per... Ragazzi, disastro, vado fuori subito praticamente. Un Omnium maschile è peggiore di quello femminile. Ragazzi, chiude l'Omnium anche maschile. C'è da dire che questo è un mini medagliere di specialità. Vede Belgio 3 ori, un bronzo. Olanda 2 ori, Germania 2 ori, 2 argenti. Italia 3 argenti, un bronzo. Spagna 2 ori, un argento, un bronzo. Russia 3 ori, 3 argenti. Danimarca un argento e 3 bronzi. Nuova Zelanda un argento e un bronzo. Francia alla fine ce la fa con 2 argenti e 2 bronzi. Colombia un oro, ci vediamo per le prossime. Ragazzi, adesso andiamo avanti con la giornata 5. Abbiamo trampolino 3 metri, uomo e donna. Piattaforma 10 metri, uomo e donna. Pistola automatica 25 metri, uomo e donna. Tiro con l'arco a squadre, uomo e donna. Canottaggio singolo, uomo e donna. Scherma sciabola a squadre, scherma sciabola normale, individuale, uomini e donne. Un bel programmino. Qua abbiamo Cina con bonus, States e la Francia la mettiamo con il Canada. Io direi di partire e speriamo. Bene. Partiamo così. This is a relatively tough dive. It's not the most difficult in the competition, but one that if achieved well, no. Niente, i tuffi sono così. Che due maroni. Inizio veramente pessimo. Qua la Cina può fare veramente tanta robina. Buono, già meglio, ma niente di speciale. Beh, molto bello, siamo quarti in realtà, siamo quarti, ma fail. Cina show, Francia. Guardate che non vinca gli Stati Uniti.
Niente, niente, non riesco a fare l'entrata in acqua, sbaglio sempre. Male. In questo momento siamo quinti. Le medaglie sono lontanissime. No, no. Malissimo. Ultimo tuffo, siamo quinti, non riusciamo. Meno male che l'America non ha... non ha bonus. Ecco. Più di così era impensabile. Quinto posto. E qua sappiamo che la Francia si becca due medaglie. Allora, Cina. Doppio oro per il bonus tuffi. Francia, oro e argento. In questo momento la Francia ci supera. Attenzione. Gran Bretagna, terza. Vai. È dura, non riesco, non ho preso una medaglia USA, ma non ho preso un oro io. L'è dura, Beppe, l'è dura. La. Vai. Sempre Francia, Canada. Ok, qua non c'è neanche USA, eh? Buono! Questo è un gran tuffo, secondo me. Eh sì. Buonissimo! Ma siamo quarti. Ragazzi, la Cina è imbattibile. Niente, questo lo sbaglio sempre. Che palle. Malissimo, malissimo. Qua devo rischiare. Il tutto è aperto se voglio rientrare per le medaglie. No, non era malissimo, però sbaglio l'entrata. Niente da fare. Quinti. Ma le medaglie sono un miraggio. Buono. Buono. Questo è buono. Quarti, ma lontanissimi. Cina show. No, di pancia. È difficilissimo, è a livello difficile, impestato. Mamma mia. Vai. Peccato. Sempre quinti. E qua la Cina, ragazzi, va già a 4 ori per il bonus. Gran Bretagna, argento. Messico, bronzo. Ok, andiamo avanti. Adesso abbiamo piattaforma 10 metri femminile. Dai, la.
Vai. La Francia in questo caso mettiamo... La Polonia, la Spagna, Spagna, Francia, dai. Which athletes prepared the best for these games? A number of options that the doctor can take. Is it going to be the case of pushing yourself, or will it be a case of playing safe? Ma perché? Ma perché me lo sbaglia? Ma perché? Here's the replay. Che schifo. Oddio, USA davanti, no, eh. Buono. Ti prego, Cina, no, il doppio oro USA, se no le dura. Sono durissime queste. Adesso le Olimpiadi sono veramente toste. Buono. Cazzo, siamo terzi, non troppo lontani. Non ci credo, USA ci sta regalando il The Dream. Ma per loro, purtroppo. Niente, non riesco a farli tutti giusti. Quarti. Male, male, male. Buono. Quell'errore mi sta costando il podio. Quarto posto e vince USA col doppio oro. Questa è una gran brutta notizia. Cina, oro argento per il bonus. Ma sappiamo che la Cina dominava. Australia, bronzo. Qua bisogna veramente fare un'impresa per vincere le medagliere quest'anno, eh? Purtroppo siamo a meno 7 ori. Quindi anche il calcio, che sport là, devo approfittarne. Strano sto crollo cinese. La Francia c'è, andiamo. Well, this is going to be a difficult selection and good execution here. We'll see them right in the mix. Buono. Un buon primo tuffo. Siamo incredibilmente primi, ragazzi. Stati Uniti, le piattaforme sono forti. Well, this is the moment where the divers have a chance to take destiny back into their own hands. It's a real key to pick. No, ho sbagliato. Niente, c'è. Sono proprio una pippa. Ehi, ragazzi, l'America. No, ma sono stupido, l'America non ha il bonus qua. Scusate, un oro. Chiedo venia. Chiedo venia, ragazzi, un oro. Che cazzo non ha il bonus qua, USA. Sorry. Sorry, mi sto rincoglionendo. Però comunque ho paura che i due ori se li becca. Però almeno non sono quattro. Adesso mi sveglio. Ancora quarti. No, no, la piattaforma è l'America a dominare. Bravissimo! Ora ha sbagliato un tuffo e mi sta costando la vittoria. Sempre quarto. La Slovacchia poi, cioè la Slovacchia, vabbè. Proviamo la pazzia. High risk and high reward with this dive selection.
Ah, di pancia, peccato. Peccato. Quarto posto. Secondo oro USA. Cina ovviamente. Se un oro. E un argento. Per il super bonus. Slovacchia, bronzo. Francia ultima addirittura. Pistola automatica, solo fare due ore, cazzo. Vai, uomini e donne. Adesso ho pistola e due tiri con l'arco. Devo dimostrare chi sono. USA c'è. Vai. Chiaramente USA qua c'è anche il bonus. Addirittura, mamma mia. No, no, incredibile. Sto questa America è devastante. E 8. Malissimo. Neanche secondi. E non è una grande Olimpiade per me, indipendentemente dal bonus. Non gira. Terzo posto, ma amarissimo, USA. Qua si becca il bonus. Svezia, argento. Italia, bronzo. Adesso la vedo duretta, eh. Uno svantaggio devastante di ori. Al posto della Francia con Portogallo. Buono. Sembra che l'America loro se lo piglia. Buono. Ci svegliamo, ma... Buono. Siamo vicinissimi però. L'ultimo brutto. Yes. Però chiaramente l'America si piglia il bonus. Italia oro, Gran Bretagna bronzo.
Ok. Almeno abbiamo un'ora di giornata per la Francia, per blindare il secondo posto, che se non blindiamo niente. Abbiamo due tiro con l'arco, squadre, uomini e donne. Questo però è a squadre. Ok, quindi bisogna dell'altro joystick. Ci vediamo per la competizione. Tiro con l'arco, ragazzi. Qua c'è il Giappone che ha il bonus. Quindi Giappone con la Corea. Stati Uniti, non rompetemi i ragazzi. Vai. Servono ori. Vinto. Siamo a squadre. Mamma mia. Se neanche nei sport dove sono forte vado bene, vuol dire che non è l'Olimpiade Cuba indiana. Purtroppo. Mi sa che devo sempre cambiare joypad. Total disaster. Sette. Va. Ah, bene. Malissimo. Siamo quarti. Mamma mia, fiori, che diresti. Well, they share the pressure and the pressure now goes on to archer number two. Good arrow, 7 points. Non è a zecco mezzo, eh. Archer one takes arrow three. Ripeto, se non arrivano gli ori qua, l'Olimpiade è andata. Ah, Dio mio. Dai, stiamo un po' recuperando, ma... situazione non semplice. Buono, questa serie è molto meglio. Ma siamo sempre quarti e siamo molto indietro, mamma mia. Che schifo, ragazzi. Troppo forte Corea e Giappone. Non riesco a fare un 10 neanche per sbaglio. Madonna. No, bene. This is the fifth arrow of this end. Malissimo. Neanche a medaglia non vado. Mamma mia, adesso. Eight more to the total.
Ultima serie. In Olimpiade un po' così. Oh, finalmente. Well, now it comes down to hand the baton on for the first time in this end. Arrow number two. That's 8 points for the inner row. So it's back to archer number one for arrow number three. Arrow number three. In the red, vale. Well, the baton's handed on for the fourth arrow. Buono, questi li azzecco. This is arrow number five and an opportunity for the first archer to shoot. Cinque, perfetto. So this is the second archer's final arrow of the end. Arrow number six. Niente, sto sbagliando qualsiasi cosa. Quarto posto. Male, qua sfruttiamo Giappone. Doppio oro Giappone. Corea oro. Messico argento. Romania bronzo. Adesso andiamo, non capisco perché vado così male. A squadre, uomini. Vai. La 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 la. Ora vediamo dove sto sbagliando, perché... E fin qua ci siamo. Dai. Ho sempre Corea-Giappone, la Francia e la Svizzera. Andiamo con gli uomini. Dai, come Galeazzo, grande Galeazzo. Here we go, this athlete's one of the favorites in this competition. Buono. 10 points. Well, these two have had plenty to talk about through the first two arrows. Now we're on to number three, and archer number one has every opportunity here. Buono, dai, buono, buono. Attempt number four, then. Brutto questo. Non sono costante, purtroppo. Well, in teamwork, he needs to back up his teammate right now with the final arrow of the end. Buono, dai. Meglio di prima, senz'altro. Siamo terzi. Beh, USA in seconda, ma non ha bonus, qua, no, è... Tiro, non arco. Dai. Non è finita. Pian pianino come. No, meno male. So the athlete switch here for the fourth arrow. Devo fare 10, devo fare 10. Here we go with arrow number 5.
Bello. Dai. Ma 6 punti di svantaggio da... Mamma mia, ragazzi, sti coreani hanno rotto i maroni. Coreani e giapponesi troppo, troppo forti. Nove. Dai, non male. It's back to archer number one now for the third arrow. Ah, peccato. Up next, arrow number four. Buono. Resounding sound that. This archer has one last chance in this end. Buono. 10 points. Come sempre mi sveglio quando non serve più un cazzo. Last chance to make a mark on this end. Buono. Troppo più forti però, troppo più forti. No, bruttissimo questo. Mi gioco anche al secondo posto. Orrendo. Well, this is a partnership and they need a good fourth arrow. Ma perché, scusa? Questa è una col vento, non lo capisco proprio. No, ma arrow number 6, the final arrow of the end. Buono. Finiamo terzi però. Alla fine Stati Uniti davanti, però beccano l'argento almeno. Giappone, altro bonus, lo sapevamo. Corea, oro. Ok. Adesso abbiamo canottaggio con Inghilterra e Germania. Lo possiamo dire sulla stessa barca, nel senso, la Gran Bretagna e anche la Germania. Anche qua, ahimè, poche chance di oro. Abbiamo canottaggio singolo, uomo, donna. Beh. Ethan Journey. Ok. Quindi Gran Bretagna fa anche da Germania e la Francia è l'Irlanda. Allora, vediamo, ricordiamoci, mi fa più cazzo. Lascia. Ok, scusate. Così devo fare. Ok. Così accelero. Ok. Vai. Andiamo. In 2006 it hosted the rowing world championship
and received high praise from both competitors and spectators alike. All six away at Eton Dorney, and we're off. Cosa riusciamo a combinare? Non ho mai fatto grandi cose. Great Britain out in front and in control here. Italy in second place and now ci sto provando. Chance of catching the leader. Mi sono doing well here, third place. Non ho mai vinto nel canottaggio. Dai Kume. Dai che possiamo ribaltare. E togliamo il doppio oro, la Gran Bretagna se ne deve da ridere. E la Germania. Non ce la faccio. Troppo forti. Don't stop writing the headlines yet, but it's looking good for Great Britain, who lead the way. Italy in second place as we enter the final 250. There's a chance of a medal for USA. Non ce la faccio. No, non posso perdere ancora da USA. Almeno l'argento lo voglio. Che mi servono per il secondo posto. O di poco, Incredibile, GBR, bonus, due ori, Germania bonus, due ori, Italia 4 argenti ho preso, e USA bronzo. La Francia, niente da fare. Canottaggio. Vai. Riproviamoci. La Francia è la Norvegia. Vai. And we're off, and the crowds here at Eton Dorney are enjoying this. An amazing performance so far. Heading towards the quarter point. Che cazzo fanno a essere così forti? Italy really putting the pressure on their opponents. Dai, un oro, un oretto, niente. Going for gold, they're in second place. In third place, a good performance from Austria so far. Guarda, ma perché mi fanno a spingere così? Dai, Kube. Provaci. Dai, niente, sono migliorato molto, ma non basta. Non basta. Non basta, purtroppo. Sempre di poco, ma non riesco. Incredibile. Cinque argenti in sta giornata. Incredibile. Ragazzi, quattro prove di sciabola. Uomini e donne, individuale, uomini e donne, a squadre. Dai. Sono concentrato ai massimi adesso perché bisogna portare a casa almeno un oro, almeno due sarebbe meglio, vediamo, vale, dai. Buono, ok,
Molto bene. Abbiamo sempre squadre esotiche, molto bene. Ah, no. Perché sti errori? Ma dai, che palle. Riesco a fare un cazzo, eh? Una cosa è ufficiale, purtroppo. Ancora errori. Almeno arriva al terzo posto, ma disastro. Vediamo le medaglie, così Antigua e altra blu. Aspetta. Ragazzi, comunque Antigua, Mauritania e Italia, con la Francia ovviamente il bonus. Se fare un oro magari tolgo qualche bonus alla Francia nella scherma. Boh, sì, però non sbaglio tanto, sbaglio troppo. Ok. Arabia Saudita, Etiopia, Grecia. Oh, finalmente la Grecia. Finalmente the Greece. Potremmo fare anche delle Olimpiadi retro, però tipo Atene 2004, una delle più belle. Dai, vogliamo in finale. Ma dai, ma non... Vabbè, lasciamo perdere, va, che è meglio. Non riesco a fare niente. Oh, cazzo, benissimo. Ah, contro la Grecia. Togliamo via la Grecia, anche la possibilità di vincere il bronzo, chissà. Che sono riuscito a fare degli ori in single, boh. Arabia Saudita, Etiopia, Italia. Beh ragazzi, non so più cosa fare contro l'Irlanda. Non vinco non ho vinto un oro e mancano ancora due prove. E chiudiamo. Niente, oh. Mamma mia, te di culo. Che disastro. Noi vediamo nazioni esotiche. Abbiamo l'India. E qua è... Che palle. Ma perché non mettere le big? Che cagata questa. È anche brutto come gioco mobile, però. Calma. Calma. Dai. Crediamoci, come la Francia ci ha superato di brutto. Due ori. Calma, è solo un cazzo di gioco. C'è! E vaffanculo, finalmente oro. Alla penultima prova, e che cazzo! Ultima prova della scherma, almeno non l'abbiamo preso, dai. Sempre squadre. Ah, c'è la Francia, però attenzione. Vabbè. Buono, dominato. Dominata la Somalia. Egitto, Portogallo, ovviamente fuori la Francia, chiaramente. In questo caso Francia fanculo anche il bonus, però visto che c'è, questa volta la Francia si è persa il bonus. Ti prego, yes. Dai, cambiate posizione, va un po' meglio. Non è quello che sono anche iper concentrato, che non possiamo fallire. Egitto, Italia. Dai.
Dai, come secondo oro per recuperare un po'. Impestato. Yes. Mamma mia, 2 ori per migliorare. Dai, che va bene. Mamma mia. Ok, Italia, Egitto, Ivan, adesso vediamo. Ci vediamo per il medagliere. Eccoci qua ragazzi, medagliere comendiano duro 26-18, non è semplice. Francia 18, siamo davanti per gli argenti. Germania 10, per Australia 9, la Bretagna 8, tutte là, è bellissimo vedere un medagliere così. Non si può sempre vincere, ho vinto fino a tutti i medaglieri, senza contare Rio, London, che ho fatto, ma erano quelle Olimpiadi diverse. Ma ho vinto Pyeongchang, ho vinto Tokyo, ho vinto Beijing, anche se non vinco Parigi non è un dramma, ma ho ancora tante chance in realtà, quindi non sottovalutiamo il. E quindi tutto bene, sono state 9 nazioni, Vanuatu, spero sia questa la pronuncia, Mauritania, Madagascar, Antigua e tante altre. Andiamo a vedere bello, bello ricco, la Romania e si gode ragazzi. Quindi andiamo a vedere il calendario della giornata numero 5, l'abbiamo fatta, scherma 6, sì, ok, perfetto. È una giornata 6 con canottaggio qua, tanta Germania e Gran Bretagna. Però noi abbiamo visto che ci siamo, basta poco per portare a casa secondo me la vittoria, dobbiamo migliorare leggermente. Kayak qua solo Germania, per i bonus, poi BMX, breaking, breakdance, quello che volete voi, lascio sempre voi la scelta, ciclismo crono. Tanta carne al fuoco, raga, assolutamente come donne, veneziano. Ciao!